Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina, quando su te sola ti pieghi nello specchio. Oh, cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte ha uno sguardo. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo muti. Questo è Camposanto, il podcast dedicato a chi ama i cimiteri. Io mi chiamo Giulia De Pentor e adoro leggere le storie scritte sulle lapidi, osservare le fotografie sbiadite dal tempo, immaginare le vite degli abitanti di queste immense città ultraterrene. In questo podcast vi accompagnerò alla scoperta dei cimiteri che più mi hanno colpito, raccontandoveli attraverso i miei occhi e le mie sensazioni. Oggi, però, non voglio parlarvi di un cimitero. O meglio, si parlerà anche di un cimitero, ma dopo, e comunque non sarò io a farlo. Prima, però, vorrei raccontarvi qualcosa di me. Siamo già arrivati alla quarta puntata di questo podcast e voi ascoltatori e ascoltatrici siete ormai diventati una piccola comunità di adoratori di cimiteri e io questa cosa, naturalmente, la amo tantissimo. Quando scrivo e registro le puntate di Camposanto, mi metto sempre nei vostri panni. Immagino il momento in cui riceverete la notifica del nuovo episodio settimanale e mi immedesimo in voi mentre ascoltate la mia voce, che forse a questo punto sta iniziando a diventare quasi familiare. E quindi, dicevo, vorrei raccontarvi qualcosa in più su di me. A me i cimiteri piacciono tanto, questo ormai dovreste averlo capito bene. Amo il silenzio e le storie, adoro le foto ingiallite, vado matta per le ricerche, gli archivi e gli alberi genealogici. Per me, i cimiteri sono luoghi in cui c'è tanta vita. Lo so, sembra un paradosso, ma avete capito quello che voglio dire. Entrando in un cimitero, mi sembra di leggere una storia a bivi, come quelle che uscivano ogni tanto su Topolino, ve le ricordate? Le possibilità e gli spunti nei cimiteri sono infiniti. Adesso però vi dico una cosa che non sapete. Dei cimiteri a me piace solo la superficie, per così dire. Mi piacciono le storie, come vi dicevo. Mi piace la vita che c'è dietro a quelle storie. Ma ecco, se da un lato adoro quello che c'è sopra e fuori, dall'altro sono completamente terrorizzata quando penso a quello che c'è sotto e dentro. Per dirla in altre parole, e scusatemi se qui scenderò in dettagli forse poco piacevoli, ho paura dei cadaveri e delle bare. Lo ammetto. Provo terrore nei confronti del concetto di decomposizione e non voglio neanche immaginare quello che succede al corpo quando, quando si muore. Forse alcuni di voi stanno pensando che dopo tutto questa altro non è che paura della morte e che, in fin dei conti, la paura di morire ce l'abbiamo un po' tutti, no? Mi sa che avete ragione. E mi sa che forse questa mia passione per i cimiteri altro non è che un tentativo di guardarla in faccia, questa paura. Un po' come guardare un film del terrore con le mani davanti agli occhi, passatemi la metafora. Ma torniamo a noi e all'ospite di questa puntata. A un certo punto mi sono detta che non andava bene fare un podcast sui cimiteri ed essere terrorizzata dai morti. Sembra quasi una barzelletta, se ci penso bene. E un giorno, per puro caso, ho trovato la soluzione in un libro, dove ho letto la storia di Thanato Lady, la First Lady della morte. All'anagrafe si chiama Irene Nonnis, viene da Imperia, ed è una Thanato esteta. Ebbene sì, proprio una Thanato esteta. In altre parole, lei trucca i defunti e li rende belli nell'ultimo giorno in cui il loro corpo verrà guardato. All'inizio, lo ammetto, la sua storia mi ha quasi spaventato, sempre per quella paura di cui vi dicevo prima. Però ben presto ho capito che era lei la persona giusta per me. Le telefono in una mattinata di queste lunghe giornate di quarantena tutte uguali. E la prima domanda che le faccio è precisa. Voglio sapere perché lo fa e soprattutto come.
Ho iniziato a fare questo lavoro perché fin da piccola la morte mi ha sempre affascinata. Purtroppo l'ho conosciuta fin da piccola, appunto, perché tutta la famiglia di mia madre pian piano è morta negli anni e quindi ho visto tante cose brutte, ho visto tanto dolore. Poi a 14 anni io volevo fare innanzitutto l'anatomopatologo, il medico legale, volevo fare le autopsie. Poi un'estate vado in Francia dalla migliore amica di mia mamma. Scopro la tanatoprassi, la tanatoestetica, una cosa che io non immaginavo neanche, l'arte di rendere belli le salme. Irene rimane affascinata da questa scoperta. L'arte di rendere belle le salme, come dice lei. È una folgorazione. Sente che questa può essere la sua strada, ma in Italia, purtroppo, allora non c'è nessuna scuola che possa fornire una preparazione di questo tipo. E lei è ancora troppo giovane, appena 14 anni, e non se la sente di trasferirsi da sola in Francia. Passano gli anni, e poi un giorno succede qualcosa che le fa cambiare idea. Sua mamma purtroppo muore e questo cambia tutto. Questa proprio è stata la spinta che mi ha fatto decidere, ho detto no, io voglio fare qualcosa per tutte le persone che rimangono, ma anche come rispetto per le persone che se ne sono andate. E quindi decide di frequentare l'unica scuola disponibile all'epoca, che si trova a Modena. Prende i diplomi di primo e secondo livello e inizia a lavorare. Innanzitutto c'è una distinzione da fare. La tanatoprassi e purtroppo in Italia è illegale. La differenza tra tanatoprassi e tanatoestetica è semplicemente che nella tanatoprassi c'è un'iniezione conservativa nelle arterie e quella da noi non si può fare, mentre nel resto del mondo è anche obbligatoria proprio per una questione igienico-sanitaria. Quindi a noi rimane la parte della disinfezione, dei tamponamenti, della pulizia, della vestizione, ricostruzione e della parte estetica. Irene lavora sia privatamente sia per agenzie funebri, quindi interviene in strutture sanitarie ma anche in abitazioni. Ogni volta, mi dice, è una storia nuova, tutta da scoprire. Appena uno arriva, non sa mai quello che trova. Quindi ogni giorno, ogni volta è un lavoro nuovo, hai l'adrenalina nel corpo. Innanzitutto, cerchi di capire di cosa è morta la persona. La prima cosa in assoluto è il lavaggio. Bisogna lavarla, bisogna disinfettarla, bisogna chiudere gli orifizi principali. Quindi naso, bocca e ovviamente anche le parti intime. Poi si procede alla vestizione e poi al trucco estetico finale che serve a rimuovere i segni della morte. Rimuovere i segni della morte. Mi trovo più volte a pensare, durante questa lunga telefonata, che Irene parli usando delle espressioni estremamente poetiche. Mi racconta di questa arte di rendere belle le salme per l'ultimo viaggio. Mi dice che rimuove i segni della morte e io inizio a pensare che il suo sia molto di più di un semplice mestiere. Da quando arriva rigor mortis, quindi dalle 2, 4, 6 ore dopo la morte, oltre alla rigidità abbiamo il livore, quindi i lividi, quindi i vari coloriti, il classico colore pallido della salma, piuttosto se una persona è morta di cirrosi, quindi ha la pelle gialla, dipende ovviamente poi da ogni caso della morte. Quindi il riporto semplicemente a un colorito naturale. La persona, poi la pettino, la sistemo, all'uomo gli faccio la barba, sistemo anche le unghie, le mani, che sono molto importanti, e li rendono più, è come se dormissero. A questo punto iniziamo a parlare delle famiglie dei defunti e Irene mi racconta che il loro comportamento a volte tocca estremi opposti. Ci sono quelli che non danno alcuna istruzione e lasciano carta bianca e altri invece che vogliono essere presenti addirittura durante gli interventi e la vestizione. Alcune invece mi danno proprio il rossetto della mamma, piuttosto, guarda, mia mamma aveva quel tipo di pettinatura lì, o mio nonno invece aveva quel profumo lì, glielo puoi mettere, e quindi si crea proprio anche una bella atmosfera di quest'ultimo saluto.
Oppure mi è capitato una volta una cosa strana, particolare, che le figlie non avevano idea, erano scioccate, e mi ci fa: guarda, apri l'armadio e scegli tu. Io ovviamente, sai com'è, non conoscevo la signora, quindi cosa ho fatto? Mi sono guardata intorno, che è una cosa molto importante, ho visto che la signora amava molto il rosso e quindi gli ho scelto un completo rosso e gli ho messo quello, nella speranza che gli sia stato gradito. Questo è un dettaglio che mi commuove profondamente, lo ammetto. Mentre Irene mi raccontava questo episodio, io immaginavo chiaramente la scena e alla fine sono stata contenta anche io per quella signora col vestito rosso. Rendere belle le salme, quindi, non è il suo unico obiettivo. Lei si chiede se queste persone sarebbero felici di vedersi per l'ultimo viaggio truccate o vestite in un certo modo e per questo cerca anche di conoscerle. Guardandosi attorno, appunto, e cercando di scoprire qual era il loro colore preferito, ad esempio. Il mio ruolo è molto importante perché io sono l'unica, l'ultima persona che effettivamente ha un contatto anche fisico con questa persona. Io li tocco, li sposto, li muovo e a me piace dare dignità alla salma. Dare dignità alla salma. Le espressioni poetiche si accumulano. Non dovrei stupirmi. Irene ama Cesare Pavese e mi racconta anche un tatuaggio dedicato a lui. Vorrei a questo punto ragionare sul concetto di dignità. Che cos'è per voi la dignità? Come immaginate la dignità nella morte? Irene mi spiega che spesso è il defunto stesso a decidere, a lasciare disposizioni, in una sorta di testamento. Una signora aveva sottoscritto che lei voleva essere tutta blu, capelli blu, ombretto blu e smalto blu. E quindi anche lì è una cosa un po' particolare perché non mi succede sempre. E poi io invece ho creato il libretto della morte. È nato tutto dalle amiche di mia nonna, una mattina in un bar, nel bar appunto della mia città. Una volta che hanno saputo il lavoro che facevo, ho detto: ah, ma guarda Irene, io voglio che mi metti quello, perché se poi mia figlia non me lo mette, quello e quell'altro. Quindi ho cominciato a scrivere e buttare giù per ognuno di loro come avrebbero voluto essere vestite, trattate, e anche proprio una sorta di funeral planning, no? Quindi io ho questo libro e poi do a loro il mio biglietto da visita da dare alle figlie nel caso dovesse succedere. È successo e questo ha anche levato molto peso ai familiari, perché si trovano un po' spaesati, non sanno cosa fare. E quindi io ho detto: guarda, tua mamma voleva questo, 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 io l'ho fatto, loro eravamo tutti soddisfatti. Dopotutto, come mi dice lei, noi decidiamo come vestirci e pettinarci negli eventi importanti della nostra vita, come il matrimonio, ad esempio. Perché non farlo anche per il nostro funerale, dove saremo gli unici protagonisti per l'ultima volta? Cerco per un attimo di mettermi nei suoi panni e immagino di fare il suo lavoro per un giorno. Io sono molto empatica, alcuni dicono che sia un difetto. E immediatamente provo un'ondata di affetto, ma anche di orgoglio. Mi sono fissata con questo concetto di rendere belle le salme e di dare dignità alla morte. E immagino che se fossi al posto di Irene, io tornerei a guardare mille volte i miei lavori e chiederei insistentemente ai parenti il loro parere e li interrogherei sul loro grado di soddisfazione. Il mio professore ti insegna a scuola che tu non dovresti neanche sapere il nome della persona che stai trattando, perché potrebbe essere un serial killer, un pedofilo o una star. Tu ti devi comportare da professionista quale sei e, indipendentemente da chi era, svolgere il tuo lavoro. È capitato una delle prime volte in una casa funeraria, una vecchietta che non so, probabilmente mi ricordava mia nonna. E infatti la coccolavo anche, proprio ci ho messo anche più tempo a prepararla. E poi l'hanno portata appunto nella sala del commiato. E io andavo spesso, visto che lavoravo lì, a trovarla, anche perché non c'era nessuno accanto a lei, nessuno è venuto a trovarla. E quindi le tenevo compagnia io. So che è una cosa sbagliata professionalmente, però proprio mi ci ero attaccata. La difficoltà più grande, secondo me, sono i bambini e gli incidenti. I bambini perché ancora adesso non ti abitui mai.
Invece gli incidenti stradali, il mio primo incidente stradale, tra l'altro, mi è capitato qua vicino, che una famiglia stava guardando pochi giorni prima un servizio delle Iene sulla mia scuola, e il figlio parlando ci fa, sì, a me mi piacerebbe, quando sarà, usufruire della tanto estetica. Purtroppo 5 giorni dopo ho avuto un incidente stradale. Il padre si è adoperato per cercare un tanatoesteta, perché comunque siamo pochi, soprattutto in Liguria, e mi ha trovata e mi ci fa, per favore, prima che io lo faccia vedere a mia moglie, sistemalo tu. Il mio primo incidente stradale, quindi la mia prima ricostruzione, è stata molto, un impatto molto forte emotivamente, anche per appunto c'è la mamma di fuori. E poi è stato molto bello quando appunto è entrata la mamma, che piangeva, era disperata, ma era felice perché aveva paura di vederlo, no? E invece l'ha visto come lo vedeva tutti i giorni a casa, tranquillo. È proprio questo quello a cui volevo arrivare. Irene fa la tanatoesteta da 6 anni e mi chiedo come riesca a gestire emotivamente tutti questi aspetti del mestiere. Ma io ormai la vivo tranquillamente, come andare in ufficio, come se fosse un lavoro normale, perché poi questo lavoro, come tutti i lavori, diventa la normalità, la quotidianità. Io prendo la mia valigetta, mi metto i miei DPI e lavoro tranquillamente. Ho un problema che può sembrare una cavolata, ma sono le dentiere. Ti spiego perché. Perché da piccolina io sono sempre stata una bambina curiosa. E a casa di mia nonna c'aveva un sacco di cassetti, e quindi il mio gioco era svuotare tutti i cassetti di nonna per vedere cosa contenevano. E una volta ho preso una busta piena di dentiere, e ovviamente avevo tipo 4 anni, e ho cominciato a gridare come una pazza, spaventata. E quindi mi è rimasta un po' questa cosa. E quando vai a operare sulla persona, tendenzialmente chi ha la dentiera gliela levo, perché poi gli devo chiudere la bocca, la lavo la dentiera, la metto di solito sotto il cuscinetto nella bara. E questa cosa qua di pulire la dentiera, ancora oggi, anche se sono passati tanti anni, mi crea proprio fastidio. All'inizio di questa puntata vi avevo anticipato che non sarei stata io, questa volta, a raccontarvi un cimitero. Oltre a essere una bravissima tanatoesteta, Irene è ovviamente anche un'appassionata di cimiteri. Ho un cimitero preferito che io amo da quando sono bambina, che io chiamo il mio cimitero di famiglia. È un cimitero piccolissimo su una collina di Pianavia, a Prelà Castello, a Imperia, che è proprio un paesino piccolo, 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 piccolo. E praticamente tu ti racconto un po' come ci si arriva. Ci sono le classiche stradine dell'entroterra ligure, quindi tra gli ulivi e i muretti a secco. Poi c'è una discesa che... soltanto se lo sai riesci a capire dov'è questa piccola discesa, scendi e c'è proprio una collinetta dove sopra c'è questo cimitero, che è bellissimo perché ha vista mare davanti e dietro invece vedi le montagne. E ci sono veramente pochissime anime ed è sempre, sempre, ci batte sempre il sole. E io lo chiamo cimitero della mia famiglia perché mia nonna mi portava da piccola a vedere il nonno, principalmente, e poi perché mi diceva, sai, questo è lo zio di quello, quello è il pronipote di quello, quello è la figlia di quell'altro, poi magari mi raccontava negli aditi simpatici, tipo c'era zio Giacomo, che era uno zio di mia nonna, quindi ti puoi immaginare l'età, che lui era un burlone e dava tutti le caramelline lassative per poi vedere cosa succedeva e farsi 2 risate. E quindi quando ogni volta che andavo salutavo tutte le parentele, tutti i trisavoli miei, con molto piacere, e poi anche lì ci sono andati ovviamente tutti i miei parenti negli anni, e io ho un bellissimo rapporto con quel cimitero, è proprio bello, e infatti quando ero ragazzina andavo a fare i picnic, a farci la merenda, a portare i fiori, o anche soltanto a leggere un libro e ascoltare la musica. Non è un luogo soltanto di dolore e di lutto, a parte che molti cimiteri sono bellissimi proprio anche esteticamente da vedere. Poi appunto è un posto, secondo me, invece di pace e di tranquillità. E perché viverlo soltanto male nel dolore, quando lo si può anche vivere nella vita di tutti i giorni come una cosa in più da fare, un posto in più dove visitare, da scoprire, perché poi si scoprono un sacco di cose nei cimiteri. E io l'ho sempre avuta questa cosa qua di andare, di vivere i cimiteri non soltanto come una questione brutta, dolorosa, ma appunto per leggere un libro, ascoltare la musica, farmi una passeggiata.
Prima di parlare con Irene, onestamente, non sapevo bene cosa aspettarmi. Non avevo mai conosciuto una tanatoesteta, non mi ero neanche mai chiesta che tipo di personalità servisse per svolgere questo lavoro. Irene mi trasmette fin da subito una grande serenità e mi trovo a pensare che il suo nome, che in greco significa proprio pace, sia perfetto per lei. È una donna forte che non ha paura. Io ho già deciso esattamente quale sarà la mia fine, ossia voglio essere cremata e voglio essere messa in un'urna insieme a mia nonna, sempre nel cimitero di Pianavia. Anche lì sulla cremazione ho cambiato idea. All'inizio da ragazzina più giovane ero contraria, poi dopo la morte di mia mamma, che mia mamma ha voluto essere cremata, ho cambiato idea. E, quindi questa è l'idea mia personale. Paura? No, nel senso, sì, ovviamente tutti abbiamo paura di soffrire, di stare male, quello ovviamente. La paura più che altro è per chi rimane, le persone vicine a me, se ci saranno. Per il resto non ho paura perché è l'unica cosa certa della vita che abbiamo, l'unica certezza è quella, è la nascita e la morte, è un percorso. Irene è diventata la portavoce della morte in Italia. Ha un canale YouTube dove affronta tutte le tematiche che spaventano un po' tutti e cerca di spiegarle col sorriso e con estrema naturalezza, perché, come dice lei, la conoscenza distrugge la paura. Spero che questo podcast possa magari aprire qualche porticina nella mente delle persone e comincino anche a loro a pensare al loro futuro e a cosa gli piacerebbe fare della propria salma, già del proprio corpo morto, anche perché ormai oggi ci sono miliardi e miliardi di cose che si possono realizzare anche in Italia. Negli altri paesi addirittura appunto c'è la giornata appunto del funeral planning, dove vai lì e tu decidi, vedi tutte le possibilità che hai, piuttosto che la gente ci pensa. Negli altri paesi la gente celebra anche la morte, come ha celebrato tutto il resto della loro vita, e noi probabilmente anche per la questione chiesa ovviamente siamo molto più restii. È arrivato il momento di salutarci. Irene mi racconta i suoi progetti. Mi spiega che questo è un periodo difficile perché a causa del coronavirus la tanatoestetica è vietata per un altro po' di mesi. Ha comunque in cantiere tante idee, tutte collegate al suo bisogno di diffondere la conoscenza per combattere la paura. Vuole diventare cerimoniere e ha intenzione di iniziare un ciclo di workshop per insegnare il suo lavoro e diffondere la pratica, lo dico un'altra volta perché mi piace tanto, di rendere belle le salme. Prima di concludere la telefonata, le chiedo di lasciarmi una sola frase e lei mi risponde così. L'unica certezza della vita è la morte. E io, in cuor mio, spero davvero che la morte abbia il suo sguardo. Avete ascoltato Camposanto, un podcast scritto, prodotto e condotto da me, Giulia De Pentore. La poesia che ho letto all'inizio dell'episodio è Verrà la morte avrà i tuoi occhi, di Cesare Pavese. Il libro nel quale ho letto la storia di Tanato Ledi si intitola Gli ultrauomini, terrestri d'Italia in contatto con altre dimensioni, ed è edito da Control Books. Trovate Irene su tutti i social come Tanato Ledi. Se questo episodio vi è piaciuto, lasciate una recensione e condividetelo. Mi sembra di aver detto tutto. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!